Salve a tutti avventurieri, benvenuti al nuovo spiegone della scheda di Dungeons & Dragons. Questa volta ci occupiamo dell'edizione 5.0, uscita da poco in Italia, fra parentesi. Vorrei precisare che non faremo la quarta parte della scheda della 3.5 perché Borraccia si secca a farla. No, sto scherzando, in realtà semplicemente l'ultima parte della scheda, la quarta parte, sarebbe un po' superflua perché ci sono soltanto informazioni personali da aggiungere, quindi abbastanza sbrigativa e intuibile. Allora, iniziamo subito dicendo che questa volta la scheda di questa nuova edizione presenta qualche modifica a livello grafico, nel senso che ci sono nuovi dati, nuove informazioni, forse qualcosa manca pure. Iniziamo subito a fare un'analisi. La parte delle informazioni personali, quali nome, razza, classe, sono rimaste invariate. Sulla sinistra troviamo le nostre 6 caratteristiche che stanno alla base del nostro personaggio: forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza, carisma. Le prime 3 caratteristiche sono riferite all'aspetto fisico del personaggio, in merito appunto alla sua forza, agilità e costituzione, intesa come capacità di resistere meglio ai colpi, avere un metabolismo più funzionale e essere meno sensibile agli effetti di veleni o malattie. Le altre 3 caratteristiche delineano l'aspetto psicologico e mentale del nostro personaggio, in base alla sua capacità di ragionamento, intelligenza, dalla sua capacità di pensare correttamente, dedurre e percepire il mondo attorno a sé, saggezza, e dalla capacità di interazione col mondo nel dare voce e mettere in risalto la propria parola o modi di fare, carisma. Possiamo notare, poco a sinistra, che adesso i tiri salvezza, ossia la capacità di resistere a effetti magici, malattie e veleni, sono disponibili su tutte le caratteristiche, cosa molto giusta a nostro parere, e inoltre, sopra di essi, vi sono 2 nuove meccaniche, ispirazione e bonus competenza. L'ispirazione consiste in un punteggio dato dal master, non per forza ad ogni fine sessione, per premiare chi ha dato un contributo significativo all'avventura in un dato momento, chi ha ruolato, ovvero in modo superbo. Dopo che viene assegnato un punto ispirazione, spendendolo, si può tirare nuovamente su qualunque tiro che non vi aggradi. Questo punto di ispirazione non è cumulabile, quindi è consigliabile usarlo anche in occasioni non propriamente decisive, anche se comunque potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Capite che è una meccanica molto potente, quindi, e consiglio ai master di non esagerare a dare appunto questo buff ai vostri player. Il bonus competenza è un'altra meccanica fondamentale per questa edizione. Esso aumenta in base al nostro livello ed è uguale per tutte le classi fino ad arrivare a un massimo di più 6. Questo valore deve essere aggiunto a tiri per colpire, ma non ai danni, abilità che lo richiedono, e ai tiri salvezza. Tiri salvezza. Il nostro eroe sarà specializzato in alcuni tiri salvezza che troveremo scritti all'interno della classe, come con le abilità. A quelli in cui siamo competenti, quindi, si dovrà aggiungere il bonus competenza, altrimenti usare solo il modificatore di caratteristica relativo. Andando verso il basso abbiamo le abilità, che sono quasi del tutto uguali a quelle della scorsa edizione, a eccezione però di alcune abilità che sono state raggruppate tutte in una, ad esempio percezione contiene sia ascoltare che osservare. Le abilità, per come sono descritte, fanno intuire semplicemente il loro utilizzo, come atletico percezione. Le abilità segnate come arcano, storia, natura e religione, che usano il modificatore di intelligenza, fanno riferimento alle conoscenze nel campo prestabilito. Nel manuale del giocatore, quando sceglierete la vostra classe, vi saranno scritte in quale abilità potrete avere competenza e dovrete scegliere tra quelle citate. Ogni volta infatti che dovremo rollare su una data abilità, se essa sarà tra quelle scelte, ovvero quelle con competenza, aggiungeremo il nostro bonus al tiro del dado. Sotto troviamo la percezione passiva, che sarebbe il nostro tiro medio sull'abilità di percezione. E si calcola da una base di 10 a cui vanno aggiunti tutti i normali modificatori dell'abilità, compresa la competenza se la si possiede. La percezione passiva viene usata in quei contesti nel quale non è strettamente necessario un tiro del D20 sull'abilità di percezione, senza quindi rallentare il proseguo della narrazione da parte del DM. Nella sezione più in basso andremo a inserire altre nostre competenze ed i linguaggi parlati dal nostro personaggio. Nella colonna centrale andiamo a vedere i valori combattivi del nostro personaggio, iniziando dai primi 3 fondamentali: classe armatura, iniziativa e movimento. La classe armatura, CA, rappresenta la difficoltà per il quale il nostro personaggio possa essere colpito. Più questo valore è alto, più ovviamente sarà difficile colpirci.
Questo valore solitamente è costituito da una base di 10 più il modificatore destrezza, nel caso in cui il personaggio sia senza armatura. Nel caso in cui dovesse indossare un'armatura, questo valore varierà a seconda che si stia usando un'armatura leggera, media o pesante. Per esempio, sulle armature pesanti il bonus sarà sempre di 18, invece per le armature medie il valore della destrezza cambierà appunto in base a come sia fatta. Accanto troviamo la casella riferita all'iniziativa, che rappresenta la capacità di reagire in maniera tempestiva o meno a una determinata azione. Nel combattimento serve per regolare la turnistica, ossia chi dovrà iniziare per primo e chi per ultimo. Il suo valore solitamente è uguale al modificatore di destrezza a meno di talenti o oggetti magici che la possano migliorare. Infine troviamo la casella del movimento, nella quale andrà scritto quanti metri potrà percorrere il nostro personaggio durante la sua azione di movimento. Una creatura umanoide di taglia media solitamente possiede una velocità di 9 metri, e questo valore può variare in base alla razza o eventualmente anche alla classe. Poco sotto troviamo le caselle relative ai punti ferita del nostro personaggio, che rappresentano idealmente la quantità di danno che è possibile sostenere prima di stramazzare al suolo. Sotto questi sono presenti due caselle, una riferita ai nostri dati vita e l'altra relativa ai tiri salvezza contro la morte. La prima casella indica il nostro totale di dati vita, che ci è possibile usare per curarsi durante i riposi brevi o lunghi. I riposi brevi o lunghi sono dei momenti in cui il nostro personaggio non è impegnato in alcun modo e sta impiegando il suo tempo in attività rilassanti, o quantomeno non faticose, come ad esempio riposare, dormire, fare la guardia o, nel caso degli elfi, meditare. Un riposo breve ha la durata di circa un'ora, mentre un riposo lungo una durata di circa 8 ore. Durante i riposi brevi o lunghi è possibile spendere questi dati per recuperare parte dei nostri PF persi, tirando semplicemente la quantità di dati che si vuole, in base al nostro totale. Il dato vita è diverso per ogni classe, come spiegato dal manuale stesso. Una volta terminati i dati vita da utilizzare, vengono ricaricati automaticamente dopo un riposo lungo. Accanto vi sono i cosiddetti tiri salvezza contro la morte. Quando si scende sotto la soglia degli 0 PF, ogni proprio turno bisogna tirare un D20, liscio e naturale, contro una classe di difficoltà di 10. Nel caso di successo, verrà assegnato un successo, altrimenti un fallimento. Con 3 successi, il nostro personaggio è stabile e non è più in pericolo di vita, comunque a 0 PF. Con 3 fallimenti, il nostro personaggio è morto. Attenzione, questi 3 successi o fallimenti non devono essere necessariamente consecutivi, ma vanno considerati nel totale. Con un risultato di 20 sul D20, il nostro personaggio torna automaticamente cosciente e attivo con un punto ferita. E nel caso di un 1 sul D20 bisogna conteggiare 2 fallimenti. Da notare che nel caso in cui il nostro personaggio con un solo colpo dovrebbe arrivare ad avere punti ferita negativi pari al nostro totale, verrà considerato automaticamente morto. E anche per questa lunga e dettagliata spiegazione della scheda di Dungeons & Dragons 5.0 abbiamo finito. Qui con El Gabbro che vi saluta e vi aspetta alla prossima.